In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio». Siamo figli di un Dio che sceglie di venire in missione sulla terra. Come pensavamo di non diventare missionari a nostra volta? La missione non è un optional per i cristiani. Siamo fatti così, ma non per partire in chissà quale parte del mondo. La missione, semplicemente, è l'uscire da noi stessi per andare incontro all'altro. Tutto qui. La novità è nella modalità con cui Gesù ci invia. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non dice andate come cacciatori in mezzo ai lupi, e neppure come lupi in mezzo ai lupi. Nel primo caso saremo dei conquistatori, nel secondo come minimo scateneremo una guerra. No, ci dice andate come agnelli, in inferiorità, con le armi del disarmo e con il rischio fattivo del fallimento. Quanti fallimenti viviamo ogni giorno in parrocchia, nella nostra missione pastorale. È la logica degli agnelli in mezzo ai lupi. Certo, avessimo soldi, potere, mezzi a disposizione, ma tutto questo non sarebbe missionario secondo il Vangelo. No, forse il fallimento è proprio necessario. Sentite Don Oreste cosa dice a proposito. Charles de Foucault, no? Che è vissuto sempre solo, è in mezzo ai suoi Tuareg, e sentiva talmente il bisogno che il Signore gli mandasse qualcuno a vivere quello che lui viveva, che aveva scritto anche la regola di vita con i futuri suoi che dovevano venire. Va bene, fallimento completo, è morto nel 17, ucciso dai suoi Tuareg, l'hanno ammazzato. Poi la sua regola l'ha ritrovata dopo 17 anni, nel 33 mi pare, e un prete in crisi del suo sacerdozio, si chiamava René Voyon, sì, e l'ha presa e ha detto: ma questa è la vita nella sua vocazione. E ha cominciato e ha fondato i Piccoli Fratelli di Gesù, che poi hanno varie denominazioni, 17 anni dopo la morte, visto? Milani, Don Milani, ha segnato il corso in Italia. Se oggi ci sono stati gli obiettori di Cusenza, e oggi c'è il servizio civile internazionale, caschi bianchi, tutto dovuto a lui. Tutto dovuto a lui. L'hanno processato per disfattismo militare, è arrivato. La scuola di Barbiana, mi dispiace, ma anche Franceschini e Veltroni, all'inizio del loro cammino nel PD, hai capito, sono andati a Barbiana, dicendo: noi partiamo da Don Milani. Chi l'avrebbe mai pensato? Uno
così rosso che è davvero rosso del tutto, ma anche l'altro un rosso un po' più sbiadito, ma rosso, no? Che sono partiti da uno che diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Si era sbagliato, perché è l'oppio che è diventata la religione dei popoli. Lui non ragionava con Cristo. E invece questi qua, guarda, chi l'avrebbe mai immaginato? Comunque voglio dire questo, in poche parole. Questi profeti non hanno mai pensato di essere dei capaci loro, di essere chissà chi. Ma anche loro con i poveri chiedevano quasi scusa di esistere. Ma il Signore li ha scelti per quello.